Primavera in un villaggio della Sardegna. I sardi sono gente che lavora strenuamente, ma danno grande importanza alle loro feste. Sono particolarmente devoti ai loro santi. Tutto il paese partecipa agli avvenimenti. I giovani hanno un aspetto particolarmente accurato e gli anziani sono fieri dei loro costumi tradizionali. Sono contenti anche Tonino Cossu e suo padre Pietro. Hanno lasciato la loro capanna per venire alla fiera e indossano il costume delle feste. Il vecchio Pietro e suo figlio Tonino sono pecorai. La vita del pecoraio sardo è una vita dura, solitaria, che lo costringe a vivere per mesi lontano dal mondo, vagando tra montagne e bassopiani. Pastori e contadini c'è un antagonismo secolare e le contese sono frequenti. Le pecore di Tonino e Pietro Cossu sono penetrate in territorio proibito. Ne scaturisce un violento alterco. Il contadino non ne vuol sapere. Niente da fare. Bisogna andarsene e cercare un pascolo altrove. Intanto devono sistemare le bestie per la notte e provvedere alla mungitura. La capanna del pecoraio è fatta di paglia e di fango. Questo è il suo pane, cotto sopra una pietra, come vuole la tradizione. Il comparatico è quello che in Sardegna chiamano caglio, cioè ricotta fatta col latte di capra. Qualcosa di nuovo sta accadendo. Macchine agricole moderne, in parte provenienti dagli Stati Uniti, stanno trasformando l'agricoltura sarda.
anni fa qui c'era un deserto malarico. Adesso c'è una vasta risaia in cui si stanno moltiplicando i canali di drenaggio e di irrigazione. L'afflusso delle acque che un tempo scorrevano al mare senza freno o stagnavano generando milioni di zanzare malariche viene ora controllato e tecnicamente sfruttato a beneficio della popolazione. La Sardegna sta diventando a poco una terra fertile e prospera. Nuovi coloni provenienti dalla penisola costruiscono le loro case, ingrandiscono i villaggi, contribuiscono a fare di questa terra un paese moderno e produttivo. Ecco che ne arrivano altri dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Toscana. Sono bravi agricoltori e allevatori di bestiame, gente che porta con sé una nuova speranza nella vita. Tonino li guarda con interesse e simpatia. Si rende conto di quello che sta accadendo nella sua isola natale e finalmente capisce che cos'è che brulla in mente. Pensa di fare anche lui l'agricoltore. Un giorno guiderà anche lui quelle macchine. Mentre prepara la ricotta, affronta l'argomento. Va bene, risponde senza entusiasmo il vecchio Pietro. Io però rimango con le mie pecore. Col denaro ottenuto dalla vendita della sua parte di gregge, Tonino ha acquistato arnesi, semi e concimi. Si è inserito così tra i pionieri di una nuova Sardegna, tra le moderne falciatrici, gli aratri meccanici, che stanno dando all'agricoltura della sua isola tutta un'altra fisionomia. Come è naturale, l'allevamento del bestiame si è più sviluppato, arricchendosi di varie razze. Particolare cura viene data all'allevamento dei cavalli, di cui la Sardegna possiede esemplari famosi in tutto il mondo. Tonino Cossu sta diventando un vero agricoltore, come quelli venuti dal continente a colonizzare le terre bonificate, e il suo primo raccolto di grano è soddisfacente. Anche a lui il Ministero dell'Agricoltura ha concesso il finanziamento per costruirsi una casa. Gli vanno abbastanza bene anche gli affari di cuore. Infatti si sposa, sua moglie porta al collo, sotto forma di una bella collana d'oro, una parte della sua dote, come è d'uso in Sardegna. Le ancelle assaggiano il vino tradizionale e la tradizionale torta di nozze. La festa è semplice, rustica, ma toccante. Pietro, il vecchio pecoraio rimasto fedele alla pastorizia, non ha voluto mancare al matrimonio di suo figlio. Il padre si è reso ormai conto che se la Sardegna ha perduto un pecoraio, ha guadagnato un agricoltore.
Possiamo pensare con una certa sicurezza che questa nuova generazione contribuirà a fare della Sardegna di oggi un territorio fecondo, con un avvenire economico più sicuro e più lieto di quanto non sia mai stato nel corso della sua storia.